Grandi ragazzi, bentornati ad un nuovo appuntamento. Come ad un nuovo appuntamento? Ma non siamo in cucina. È vero, oggi sono venuto a fare una camminata ed essendo giugno ed essendo quindi periodo di finocchietto selvatico, vi propongo una video ricetta davvero davvero tipica del sud Italia, ovvero la pasta con le sarde. Ora io vi faccio vedere che raccolgo tutte queste parti tenere e con questo finocchietto che raccolgo e che metterò nel mio zainettino tattico andremo nella mia cucina proprio a preparare questo ottimo piatto della cucina siciliana. Quindi seguitemi, ci vediamo in cucina. Ed ecco quindi che sono tornato in cucina per realizzare con voi questa pasta con le sarde. Abbiamo raccolto il finocchietto selvatico, che è il primo ingrediente che vi presento. Poi avremo bisogno di 140 g di sarde fresche, che ho già deliscato, desquamato ed eviscerato. 20 g di pan grattato, 20 g di granella di mandorle, olio, pepe, sale, una bustina di zafferano che ho già messo insieme dell'acqua tiepida per stemperarla, una cipolla, 5 g di uva sultanina, 5 g di pinoli, 2 acciughe e ovviamente i nostri bucatini. Andiamo a vedere come realizzarla. Per prima cosa mettiamo a bollire una pentola con l'acqua dove cuoceremo i bucatini. Nel frattempo mettiamo l'uva sultanina all'interno di una piccola scodellina con dell'acqua e la lasciamo ammorbidire per circa 10 minuti. Cominciamo a pulire la cipolla e facciamo un bel trito. Ci siamo trasferiti sui fornelli, ora mettiamo in una wok dell'olio, accendiamo il fuoco e mettiamo la cipolla. Ho inserito subito anche le acciughe, lasciamo appassire le cipolle e facciamo sciogliere per bene le nostre acciughe che serviranno per spingere di più proprio il sapore delle sarde, lo andranno quindi ad esaltare. Andiamo a mettere il pesce, non lo tagliamo, lasciamolo intero che è anche più bello da vedere. Mescoliamo delicatamente e andiamo a mettere subito una prima presa di sale. Nel frattempo l'acqua è arrivata ad ebollizione. Io ho lavato il finocchietto, ho scelto le parti, le barbe più tenere. E vi faccio vedere una cosa, noi le andiamo a mettere qualche minuto nell'acqua, facciamo una sbollentatura veloce. Oltre a insaporire di più i bucatini e quindi la pasta nella sua totalità, ci permetterà anche di ammorbidire ancora di più queste barbe di finocchietto. Intanto in padella possiamo cominciare a mettere l'uvetta, i pinoli, la granella di mandorle e lo zafferano che abbiamo stemperato nell'acqua. Aggiustiamo ancora un po' di sale e mescoliamo. Col finocchietto ci siamo, possiamo andarlo a tirare via dall'acqua, lo mettiamo su un tagliere per andarlo a sminuzzare prima di metterlo in padella. Fa un profumo quest'acqua, ragazzi, praticamente è diventato un infuso di finocchietto selvatico. Quando cuoceremo i bucatini, ragazzi, il sapore sarà davvero il top. Sminuzziamo un po' il finocchietto e andiamo in padella. Il sughetto è pronto, spegniamo il fuoco e ci prepariamo un'altra padella dove andare a colorare il pan grattato. Accendiamo il fuoco, filo d'olio e il pan grattato. Il pane si è colorato, possiamo buttare i bucatini. L'acqua bolle, mettiamo il sale e si butta la pasta. Bucatini pronti, spegniamo il fuoco, scoliamo e condiamo. Mettiamo il condimento. Giriamo per bene. Pronti per impiattare, ho preparato un bel taglierino di ardesia, così gli diamo contrasto per il colore. Mettiamo un po' di panure intorno. Andiamo a guarnire con qualche pinolo. Un po' di uva sultanina. E possiamo mettere la pasta.
mettiamo un po' di condimento, un po' di pan grattato sopra, ho messo un po' di panyur sopra e il finocchietto fresco, ora possiamo andare ad assaggiare. Non vedevo l'ora di concludere questa preparazione per poterla assaggiare con voi, quindi andiamo a togliere il finocchietto selvatico, andiamo a vedere se è buono, perché poi alla fine è vero che è un bel impiattamento, ma vogliamo anche un pochino di sapore, Sentiamo un po' se è buono, se è venuto ben salato. Tra l'altro con i bucatini ci si diverte proprio, vi devo dire, che insomma è veramente simpatico mangiarli. Provate a farla, se avete difficoltà nella preparazione chiedetemi un suggerimento, lasciate dei commenti, lasciate dei mi piace. Mi raccomando, seguitemi su Instagram, La Cucina per Tutti 1.0, da Chef Fabio e da questi ottimi bucatini, ovvero questa pasta con le sarde, ci vediamo alla prossima. È ora di cena e quindi io me li vado a pappare tutti quanti.